Frank Vilcek è qui con noi. Frank Vilcek è. <ride> Herman Feschbach, Professor of Physics all'MIT di Boston. Ha ricevuto nel 2004 il premio Nobel per la fisica per la scoperta della libertà asintotica, che è un aspetto chiave della comprensione delle interazioni forti in fisica nucleare. Questa scoperta nel 1973 è stata descritta in un'elegante formulazione matematica che ha condotto allo sviluppo di una teoria completamente nuova, che è conosciuta con il nome di cromodinamica quantistica. Questa teoria, che si è sviluppata in questo nuovo quadro concettuale, risulta essere una teoria che ha uno straordinaria bellezza formale. E molto importante, in termini quantitativi un notevole e importantissimo potere predittivo che è stato confermato dagli esperimenti dei grandi acceleratori negli ultimi 15 anni, tra l'altro con un'accuratezza decisamente sorprendente, a pochi punti percentuali. Questa teoria ha guidato la ricerca sperimentale nella fisica delle alte energie, ha consentito fra l'altro di avere per la cosmologia, un quadro di riferimento che ha consentito di affrontare lo studio dei primi istanti dell'universo e inoltre ha posto le premesse per realizzare il sogno dell'unificazione delle teorie che descrivono le forze fondamentali della natura. L'attività scientifica di Frank Wilczek, che eh, ha dato contributi non solo alla comprensione della forza fondamentale della natura, ma anche la fisica delle particelle, alla cosmologia e alla fisica della materia condensata, ha ricevuto un numero straordinario di riconoscimenti, che non elencherò perché sono impressionanti. Uh, last but not least, <ride> Frank Wilczek è anche l'autore uh, di sonetti, uno dei quali Virtual Particles, sono dedicati alla, alla fisica delle particelle ha avuto l'onore recentemente di entrare in un'antologia che si chiama North Anthology. No, non aggiungo altro e quindi voglio dare la parola a Frank Wilczek che ci parlerà oggi della ricetta numerica del mondo. Grazie, è magnifico essere qui a Roma dove sono avvenute tante scoperte scientifiche e fisiche importanti, e dove l'antimateria del CERN è diventata la trama per un magnifico romanzo, Angeli e Demoni. Stasera parlerò di come comprendere il mondo attraverso i numeri, che è una grande conquista della fisica moderna, ancora incompleta però. La fisica moderna in realtà è nata... Io penso intorno al 550 a.C., quando Pitagora fece la grande scoperta di collegare i rapporti matematici con le realtà fisiche e basandosi su questo a dare inizio a un'imponente visione di ciò che la scienza avrebbe potuto conseguire. Lui scoprì che i suoni che a noi sembrano belli, che sono armoniosi, che suonano bene insieme, sono i suoni emessi da corde dello stesso tipo, sottoposte ad uguale tensione. Se le loro lunghezze sono in semplici proporzioni numeriche, quindi se la lunghezza delle corde che uno pizzica è in rapporto di 2 a 1, uno, risuona un'ottava. Se è di 3 a 2, risuona una quinta, la dominante, che è altrettanto bella. Il rapporto 4 a 3 è un po' dissonante sarebbe la quarta, a volte chiamata la nota del diavolo, e il rapporto 5 a 4 è la terza. Ad ogni modo queste sono le basi dell'armonia della musica. Questa scoperta, ancora ai giorni nostri, non è del tutto compresa del perché quei rapporti suonano bene, eppure non c'è dubbio che lo facciano. Ed è stato anche un nesso fantastico che dimostra che delle quantità puramente numeriche possono descrivere delle cose sorprendenti del nostro mondo. Basandosi su questo, Pitagora, con un gigantesco impeto di immaginazione, arrivò al concetto che ogni cosa è in numeri, che ogni aspetto della realtà in qualche modo rifletteva un rapporto numerico. Una forma moderna di tutto questo è più generica. Noi abbiamo un concetto più generico dei numeri. Pensiamo che siano uh, dei concetti, delle storie. Strutture logiche che noi riteniamo anche delle facili prede per costruire il mondo. Come ha enfatizzato ieri sera il professor Sen, dovremmo essere omnicomprensivi nei nostri concetti e lasciare che la natura ci indichi quali concetti dovremmo usare. Ma nel XX secolo c'è stata una grande scoperta matematica, ovvero che tutti i concetti logici possono essere espressi in termini di 0 e 1. Se ne hai una quantità sufficiente. E quindi ora il programma per ottenere ogni cosa dai numeri diventa il programma per ottenere dei successi dai bit. E stasera vi mostrerò a che punto siamo arrivati in quel programma. Nella prima parte di questa lezione vi mostrerò come possiamo costruire la materia comune o materia normale, quella di cui io e voi siamo fatti usando una teoria che è basata su dei concetti puri, più due input numerici che dobbiamo ricavare dagli esperimenti, esattamente due. Beh, questa in realtà è una lieve bugia ed è per questo che l'ho scritto, fra virgolette. Questa teoria è solo una buona approssimazione della realtà, come vi descriverò. Se volete ottenere una teoria veramente accurata, ci vogliono quattro numeri. Se volete estendere la vostra teoria dalla Terra fino all'astrofisica, fino al cosmo, vi servono altri due numeri, il che fa un totale di sei numeri. Il concetto per cui si potesse descrivere la realtà fisica usando dei numeri puri ispirò molte persone dopo Pitagora e forse raggiunse il suo culmine, almeno temporaneamente, nel XVI secolo attraverso il lavoro di Keplero. Keplero, come alludeva il professor Glashov, nell'astronomia trasse ispirazione dall'idea di poter mettere in relazione le dimensioni delle differenti orbite planetarie alle forme dei classici solidi geometrici. Così scrisse e circoscrisse dei classici solidi geometrici intorno alle sfere i quali avrebbero dovuto trasportare i pianeti. Oggi noi studiamo le tre leggi di Newton. Scusate, le tre leggi di Keplero sul moto dei pianeti. Ma questa fu la legge di partenza del sistema astronomico di Keplero, che lo rese così entusiasta per l'astronomia e che lui considerava come un grande contributo alla scienza. Noi non la studiamo più per via di un'ottima ragione. È sbagliata. Ma Keplero ne fu ispirato e tutta la sua carriera fu all'insegna della brama per le armonie che furono qui espresse. Egli arrivò anche a pensare che, dato che i pianeti si muovono e visto che il loro moto è periodico, avrebbero dovuto emettere delle note musicali, che sono, dopo tutto, il riflesso delle vibrazioni periodiche degli strumenti musicali. E riuscì anche in qualche modo, nemmeno io sono mai riuscito a capire come abbia fatto, riuscì a trascrivere esattamente quello che i pianeti stavano cantando. Ma le tre leggi di Keplero, che erano susseguenti alla sua legge di partenza, in realtà distrussero la sua legge di partenza. Se i pianeti si muovono seguendo delle ellissi, che fu quello che lui scoprì, in realtà non possono inserirsi in un sistema come questo. È asimmetrico e gli oggetti non possono scivolare uno intorno all'altro. Keplero era un uomo onesto, così riferì quelle leggi nonostante tutto, ma rinunciò ai suoi sogni impossibili. In concreto però, questo condusse alla meccanica di Newton e nella meccanica di Newton, l'ideale kepleriano che si potesse spiegare tutto del mondo in termini di concetti puri, di numeri puri, venne abbandonato. In particolare fu abbandonata l'idea che si potesse calcolare la forma del sistema solare grazie ai concetti puri. Nella fisica newtoniana, come nella realtà, si potevano avere dei sistemi solari di dimensioni e forme diverse, coerenti con le leggi fondamentali, tanto che oggigiorno gli astronomi stanno effettivamente trovando dei distanti sistemi solari che hanno dimensioni e forme diverse. Quindi nella fisica classica il concetto per cui si può avere una singola concettuale descrizione della materia in realtà non funziona. Ed è lì che è rimasta ferma per 250 anni, o quasi. Quell'ispirata visione fu eclissata. Tuttavia riapparve nel XX secolo, a cominciare con gli studi di Niels Bohr. Intorno al 1912. Einstein definiva quel lavoro la più elevata forma di musicalità presente nella sfera del pensiero, sia perché è straordinariamente potente, è una comprensione della natura, ma anche quasi specificatamente perché porta all'interno della fisica dei concetti nella fisica nucleare, concetti che precedentemente erano usati per descrivere il suono e la musica. Il modello dell'atomo di Bohr era molto simile a un sistema solare, eccetto che ora alle orbite non è permesso, a differenza del sistema di Newton, di avere qualunque forma e dimensione. Bohr dettò delle regole, le cosiddette regole quantistiche, che dicevano Solo certe dimensioni e forme di orbite sono permesse. Quindi queste erano delle regole matematiche che determinavano che non si poteva avere qualsivoglia dimensione o forma e che in realtà i concetti puri governavano le possibili dimensioni, sagome e forme degli atomi di idrogeno. Questo poteva essere provato sperimentalmente perché dato che gli atomi di idrogeno assorbono la luce, producendo quelle fasce nere in uno spettro quando si proietta una luce attraverso l'idrogeno gassoso, che, le energie che vengono assorbite sono le energie che corrispondono all'energia assorbita mentre ci si sposta da una di queste orbite a un'altra. Quindi se si possono prevedere le energie, si può prevedere che tipi di luce verranno assorbiti. Il collegamento fra le energie e le frequenze della luce è nella relazione di Planck, Einstein, Schrödinger dove E è uguale alla costante di Planck, moltiplicata per le frequenze. Vi prego di non farvi spaventare da questa formula. Ma questa è nel dettaglio la formula per le differenti energie che si possono ottenere mentre avvengono le transizioni tra le differenti orbite nell'idrogeno. Le orbite sono definite dai numeri interi, in inglese integers. E adesso destrutturerò questa formula. Se il mio computer mi aiuterà. Mi dispiace, il telecomando non fa le stesse cose del. Okay. Fermati lì. Bravo. Questi numeri che appaiono nella formula per il comportamento fisico degli atomi di idrogeno non sono in nessun caso dei numeri puramente concettuali. Qui sono dei numeri interi e i numeri interi possono essere descritti attraverso la logica pura, attraverso il calcolo. Non c'è bisogno di eseguire un esperimento per dire che cos'è un numero intero. Anche il pi greco è un numero puro che si può definire puramente concettuale. Non c'è bisogno di misurare effettivamente i cerchi. Si può calcolare qual è il rapporto del diametro rispetto alla circonferenza e le formule numeriche per farlo in termini di numeri interi. Quindi quelle formule stanno esplicitamente realizzando la visione pitagorea di arrivare alla realtà in termini di numeri e concetti puri. Destrutturandola ancora un po', la costante H di Planck che abbiamo visto prima. Va bene. Ci proverò un'ultima volta. Ricordatevi questo. H, H è quello che io chiamo un numero onorario. Un numero onorario perché appare come un fattore di conversione in quella relazione Planck-Einstein, dove E è uguale a H nu, che è necessaria per descrivere i principi fondamentali della meccanica quantistica. C'è una singolare correlazione fra le energie dei fotoni della meccanica quantistica e le frequenze della luce che rappresentano, ma energia e frequenza sono misurate grazie a unità di differenti. Quindi per comprendere la legge serve un fattore di conversione per quella legge e per molte altre leggi della meccanica quantistica. E H sembra essere il tipo di unità necessaria o fattore di conversione. Quindi, visto che è necessario nella formulazione delle leggi fondamentali, io lo chiamo un numero onorario. E poi, infine... Scusate, prima aveva funzionato. Ci sono altre due cose, altri due ingredienti di queste formule che non sono definiti concettualmente, ma devono essere determinati attraverso degli esperimenti. Eh, questo è un numero alfa, che è più o meno 1 diviso 137, ma non esattamente. È una cosa che si misura sperimentalmente, denominata la costante di struttura fine che determina in un certo senso la scala complessiva di queste frequenze. Sono anche le masse, gli elettroni e i protoni che appaiono. Questa formula semplifica... Mi dispiace enormemente per questa cosa. Questa formula in realtà semplifica perché essendo la massa del protone molto più grande della massa dell'elettrone, qui diventa semplicemente la massa dell'elettrone. Quindi riassumendo questa descrizione della struttura dell'atomo di idrogeno, dei suoi diversi orbitali e dei diversi tipi di luce che assorbe, viene resa in termini di numeri puramente concettuali, più due ingredienti, la costante di struttura fine e la massa dell'elettrone. In questa analisi, che vi ho mostrato nei termini dell'originale modello di idrogeno di Bohr, è valida anche nella moderna meccanica quantistica attraverso l'equazione di Schrödinger. Si può descrivere tutto, non solo l'atomo di idrogeno, ma le molecole di idrogeno, delle molecole più complicate, le loro forme e dimensioni, il tipo di luce che emettono e che assorbono, fino ad un'approssimazione molto buona usando soltanto i concetti. E queste due quantità misurate, la massa dell'elettrone e la costante di struttura fine, per gli esperti dirò che sono coinvolti anche due numeri onorari, la velocità della luce e la costante di Planck. Quindi si ottiene una quantità gigantesca da molto poco. Tutta la chimica strutturale, tutta la fotochimica, sono codificate unicamente in questi concetti puri e in questi due input numerici. Comunque questa teoria, ricordate, era ricavata... Quella semplificazione implicava portare la massa del protone fino all'infinito. Se vogliamo una teoria più accurata, dobbiamo lasciare che i protoni abbiano una massa finita. Questa teoria, anche se ne spiega molto le dimensioni e le forme delle molecole, non permettono a nulla di muoversi, eccetto gli elettroni. Quindi per avere una rappresentazione più accurata della realtà dobbiamo riconoscere che i nuclei atomici, quelle cose al centro degli atomi, i protoni per l'idrogeno e cose molto più complicate per altri tipi di atomi hanno bisogno anche loro di una teoria. E fino ai primi anni 70 non c'era nessuna teoria basata sui concetti. Non c'era affatto alcuna teoria approfondita su come creare i nuclei atomici. Le persone avevano una vaga idea che si potessero assemblare protoni e neutroni. Se si mettevano insieme, si incollavano e creavano i nuclei. Ma mentre la gente studiava più a fondo i protoni e i neutroni, cercando di capire quale fosse la natura delle forze che c'era tra loro, o che c'è, e cosa sono realmente gli stessi protoni e neutroni, scoprirono che questi sono sul serio degli oggetti estremamente complicati. E più li studi, più diventano complicate le equazioni che ti servono per descrivere il loro comportamento. Perciò, questo era molto deludente. Tuttavia abbiamo scoperto che esiste la semplicità ad un livello appena più basso e che i protoni sono fatti di cose chiamate quark e gluoni e che questi obbediscono alle equazioni semplici. Questi sono semplici. Ora ho detto semplice con la S maiuscola, che non significa semplice nella maniera consueta, per cui si capisce immediatamente una cosa senza doverci rimuginare troppo sopra. In realtà significa qualcosa che non richiede grosse quantità di input logici. Se hai un computer molto potente che può eseguire delle operazioni logiche complicate, potresti dargli un programma molto piccolo che gli direbbe tutto quello che c'è da sapere sui quark e sui gluoni. Questo è quello che significa semplice con la S maiuscola. Quindi non necessariamente semplice per gli esseri umani, ma semplice per pensatori ideali. Voglio descrivervi questa teoria, almeno metaforicamente. Allora, si chiama cromodinamica quantistica. O CDQ. Per la normale materia, che poi sarebbe la materia di cui siamo fatti voi e io, che studiamo nella chimica, nella biologia e nella scienza dei materiali, gli unici quark importanti sono di due tipi, chiamati quark up and down. Ognuno di essi arriva in tre varietà che sono denominate come quark di colori diversi, ma questi colori non hanno niente a che vedere con l'aspetto reale dei quark, in realtà non rappresentano nessun colore vero. La lunghezza d'onda della luce è enormemente grande se confrontata alla dimensione di un quark, e questi quark non corrispondono a nessun colore, quindi non appaiono affatto come questi. In realtà i colori sono più simili a delle cariche elettriche. I vari tipi di colori corrispondono a differenti tipi di cariche. E tutta questa teoria, in un certo senso, assomiglia più all'elettricità e al magnetismo, ma sottoposti a una cura di steroidi. Pompati, gonfiati, usando lo stesso concetto, ma in una struttura matematica molto più ricca. Invece di un solo tipo di carica, come nell'elettricità e nel magnetismo, qui abbiamo tre tipi di cariche. E mentre nell'elettrodinamica, Abbiamo un solo tipo di fotone che reagisce alla carica elettrica e che fa da mediatore tra le forze magnetiche ed elettriche. In questa teoria migliore e più ampia abbiamo otto differenti tipi di particelle di luce, che sono i gluoni. Ma la grande novità non sta nei dettagli, bensì che questa teoria, ad un livello matematico di base, assomiglia molto alla teoria dell'elettrodinamica. E questo fatto ci suggerisce delle possibilità per una descrizione unificata, a cui giungeremo a tempo debito. Ecco le equazioni in forma pittorica. Le equazioni ci dicono solo che diversi tipi di gluoni reagiscono ad altri diversi tipi di gluoni e che per ogni possibile combinazione degli otto gluoni esiste un numero che ci dice quanto sia forte l'accoppiamento di ciascun gluone con gli altri e i gluoni possono anche essere scambiati tra i quark e analogalmente a come lo scambio di fotoni o campi elettrici genera una forza tra gli elettroni lo scambio di gluoni genera una forza tra i quark in realtà anche se lo boccerei uno studente che venisse a dirmi che la cromodinamica quantistica è questa, questa è in effetti una semplice rappresentazione del contenuto della teoria. Conoscendo questi fondamentali accoppiamenti dei gluoni ai quark e gli accoppiamenti fra loro, si conosce tutto quello che c'è da sapere della teoria. Ma ecco la formula vera: la si può scrivere su un foglio singolo. Non insisterò sui dettagli, voglio farvi notare solo un paio di cose. Quelle F sono numeri, le G sono i campi di gluoni, le F sono i numeri che indicano con quanta forza i vari gluoni si accoppiano fra di loro e le T ci dicono con quanta forza i quark si accoppiano ai gluoni. E la struttura della teoria è tale che le F e le T sono determinate in maniera completamente unica, quindi sono determinate puramente dalla simmetria, solamente dai concetti. Gli unici ingredienti non concettuali per la definizione della teoria sono una massa per ogni tipo di quark e una costante d'accoppiamento generale. Perciò. È semplice, nel senso che se date a un computer i dati relativi alla simmetria e gli inserite due quantità non concettuali, scusate, tre a questo punto, tre quantità non concettuali, sarebbe in grado di calcolare tutto sulle conseguenze di questa teoria e quindi, come vedremo, tutto sui nuclei degli atomi, la loro massa, quali tipi esistono, e così via. Non dovreste restare troppo colpiti dal fatto che si possa scrivere così tanto su un'unica pagina e con una notazione dall'aspetto semplice. Richard Feynman è stato capace di andare anche oltre. Ha scoperto un'equazione che descrive il tutto, tutta la fisica, tutte le leggi che siano mai state scoperte e tutte le leggi che mai saranno scoperte in futuro, non solo in un'unica pagina, ma su una sola riga. E in un'equazione definita. Ed ecco l'equazione. U è uguale a zero. Ovviamente vi devo dire cos'è U. U è una cosa chiamata unworldly, una cosa che non appartiene al mondo terreno. E la quantità ultraterrena del mondo è la somma di diversi tipi di ultraterrenità. Quindi, per esempio, un contributo alla quantità ultraterrena del mondo, che potremmo chiamare la seconda legge di ultraterrenità di Newton, è F-Ma al quadrato. Un altro contributo derivante dall'elettrodinamica è la qualità ultraterrena della carica elettrica gaussiana. Per gli esperti dirò che la formula è del per E-RO. Si prendono tutte le equazioni della fisica, si elevano al quadrato e ciascuna, ciascuna di esse contribuisce all alla alla ultraterreneità. La totale ultraterreneità è semplicemente la somma di tutte le equazioni. L'unica maniera per cui la somma possa svanire è se svanisce ogni singolo termine, quindi questa formula contiene tutte le leggi della fisica e la possiamo scrivere su una sola riga. Ora chiaramente questo è un inganno totale perché anche se appare molto compatta, se volessimo dispiegare la formula, non avremmo altro mezzo se non quello di prendere ciascun termine uno alla volta. Non c'è alcuna relazione logica tra loro. E poi dispiegarlo. Le equazioni della cromodinamica quantistica non sono così, le sue diverse parti non sono legate dalla simmetria, diversi colori possono essere roteati gli uni negli altri e questo pone dei requisiti di consistenza molto stringenti per quanto riguarda i diversi tipi di accoppiamenti. E come ho già detto, restano da parte solo un paio di elementi e non concettuali, perciò riesce davvero a descrivere tanto con poco. Questo lo salto visto che c'è poco tempo. Quindi, introducendo le masse dei quark, otteniamo una teoria accurata dei nuclei atomici. Se lasciamo le masse dei quark, le masse dei quark up and down a zero, otteniamo una teoria approssimativa. Ma una teoria approssimativa molto buona dei nuclei atomici. Dunque, vi ho detto che la teoria è elegante e vi ho dato qualche idea riguardo a ciò che comporta. Ma la domanda principale dovrebbe essere: perché dovreste credermi? È giusta? E come possiamo trarre delle conseguenze da essa? Beh, per vedere se è giusta, dobbiamo risolvere le equazioni, e questo risulta essere piuttosto impegnativo. È un'operazione che io chiamo The Big Crunch, il grande calcolo. Lasciate che vi dica cosa implica il Big Crunch. Prendiamo qualcosa tipo 10 tonnellate di neutroni elevate alla trentesima potenza. Li colleghiamo insieme in modo che creino una sfilza di computer paralleli. Fate lavorare i computer per parecchi mesi. Il che sarebbe 10 secondi elevati alla settima potenza. Girano a velocità teraflop, il che vuol dire 10 complicate moltiplicazioni al secondo elevate alla dodicesima potenza. Non cercate di farlo a casa. E che cosa fanno questi 10 protoni e neutroni elevati alla trentesima potenza che lavorano così tanto e per così a lungo? Beh. Quello che ogni singolo protone e ogni singolo neutrone fa ogni 10 alla meno 24 secondi, ovvero sia capire come bilanciare le forze tra quark e gluoni, in modo da ottenere il minimo di energia possibile e renderla stabile. Quindi probabilmente i nostri metodi di calcolo potrebbero essere migliorati, non sono sicuramente naturali, ma ci offrono la risposta. Ed ecco come appare il tutto. Allora, innanzitutto ecco il problema. Le particelle osservate che dovrebbero essere composte dai quark, questa l'ho chiamata cromodinamica quantistica pesante, perché ora non ho incluso solo i quark up and down, che sono importanti per la materia ordinaria, ma anche degli altri quark, in modo tale da avere più cose da raffrontare. Le particelle osservate, che dovrebbero essere descritte dai quark e dai gluoni, hanno masse diverse e diverse altre proprietà, spin e altre proprietà che ora non vi elencherò nel dettaglio. E tutte queste cose dovrebbero emergere da quelle equazioni semplici, semplici con la S maiuscola, che al loro interno hanno solo tre numeri. Quindi dobbiamo misurare quei tre numeri e la misurazione più accurata è di adeguarli a tre di quelle masse. Perciò queste misure sono usate per fissare la teoria. Ma adesso non abbiamo più scampo. Ora, qualunque altra cosa in più è puramente concettuale, non può essere cambiata. Se i calcoli sono sbagliati, è sbagliata la teoria. D'altro canto, se i calcoli sembrano giusti e la teoria non può essere cambiata, allora è essenziale che non siano quasi giusti. Devono essere assolutamente giusti, perché la teoria non si può cambiare. Allora abbiamo fissato i parametri e adesso arriva il momento della verità. Dobbiamo verificare se i calcoli ottenuti da questo gigantesco conteggio concordano con la sperimentazione e con un sospiro di sollievo. Vediamo. Che concordano. Questa per me è una delle più grandi conquiste scientifiche mai raggiunte. Non solo perché utilizza una bellissima teoria per spiegare una gran quantità di dati, grazie a dei calcoli molto difficili, molto impegnativi che spingono ai limiti la tecnologia, ma perché una di queste particelle, N, la N qui rappresenta il nucleone che poi sono i protoni e i neutroni. Perciò questo calcolo ci sta dando una prima fondamentale spiegazione ed ipotesi di come la massa di protoni e neutroni, che equivale a più del 99% della nostra massa e della massa della materia comune, si sviluppa. Ora possiamo guardare dentro il computer. Siamo fiduciosi che stia facendo la cosa giusta per vedere ciò che i nostri occhi non sono in grado di vedere. I nostri occhi non si sono sviluppati, o meglio, non sono stati creati per vedere distanze minime nell'ordine di 10 alla meno 14 centimetri, o un tempo così breve quanto 10 alla meno 24 secondi. Questi sono i tempi e le distanze specifiche per le cose che accadono dentro i protoni. Ma usando la nostra mente, aiutati dai computer, possiamo prevedere, e abbiamo previsto, mentre calcolavamo le conseguenze della CDQ, che cosa succede. Quindi, eccola qui: questa è la struttura intima della realtà. Questo è quello che succede, questo è quello che vedrebbero i nostri occhi se fossero in sintonia con la fisica fondamentale, anziché essere stati progettati per evitare i predatori, per trovare dei compagni desiderabili e per tutte le altre cose per le quali ci siamo evoluti. Vedreste queste specie di lampada lava che poi sono fluttuazioni nel campo d'energia dei gluoni. Questo è frutto di calcoli, non deriva dalla fantasia di un artista, né da un disegno per una lampada lava. È la reale computazione di ciò che sta succedendo e vi dice che cosa succede istante dopo istante nello spazio vuoto e anche all'interno del computer mentre calcola la massa dei protoni. Questa è attività quantistica spontanea e queste sono anche chiamate particelle virtuali. Qual è l'immagine della materia che emerge da tutto questo? Beh, come ho detto, inseriamo i quark, li lasciamo stabilizzare, lasciamo che raggiungano un equilibrio con questo mezzo fluttuante. In questa immagine ho rimosso le fluttuazioni in modo che vediate solo le interferenze nette. Se inserite tre quark, lasciate che si stabilizzino. Guardate cosa ottenete, la distribuzione energetica di ciò che ottenete. Questa è la nostra compressione più profonda di che cosa sia un protone. Diciamo che è questa interferenza nello spazio vuoto che si ottiene quando si inseriscono tre quark e si lasciano stabilizzare. È così che si calcola la massa e si ottengono tutte le proprietà. L Aspetto irregolare. Questo perché anche con l'utilizzo di tutta la potenza di calcolo del computer di cui vi ho parlato, le statistiche di questo calcolo sono ancora limitate, perciò anziché avere una distribuzione omogenea che dovremmo avere nella realtà, abbiamo ancora parecchio rumore di fondo. Quindi questo processo si evolve per un po', si stabilizza. Ora parlo agli esperti. Questa è la distribuzione dell'energia all'interno dei protoni calcolata sulla base dei principi fondamentali e se sommate tutta questa energia e la dividete per c al quadrato, ottenete la massa del protone che deriva essenzialmente dall'energia pura. Ecco questo stesso pensiero tradotto in un'equazione. Prima abbiamo detto che E è uguale a h nu. La relazione Planck-Einstein-Schrödinger tra l'energia di un oggetto di meccanica quantistica e la frequenza alla quale vibra la funzione della sua lunghezza d'onda. La combiniamo con quella che io chiamo la seconda legge di Einstein. La prima legge di Einstein è E è uguale a MC al quadrato, ma possiede un bel corollario. M è uguale a E diviso per C al quadrato. Unendo insieme queste due troviamo una singolare relazione tra la frequenza delle cose che otteniamo quando disturbiamo lo spazio vuoto, quando disturbiamo il vortice e lasciamo che si stabilizzi. Lo pizzichiamo se preferite e lasciamo che si stabilizzi. Osserviamo cosa fa, che tonalità emette. E le frequenze delle tonalità che emette sono quelle che noi chiamiamo e percepiamo come le masse delle particelle. E questa non è una metafora, questo è veramente il modo in cui viene calcolato. Quindi abbiamo una versione della musica delle sfere, ovviamente in senso molto concreto, ma non c'è alcuna sfera, è la musica dello spazio vuoto, è una musica più perfetta, che è puramente concettuale, eppure allo stesso tempo corrispondente alla realtà. Fatemi riassumere la ricetta matematica del mondo, con lo stile di una ricetta di cucina. Per preparare la materia normale vi servono alcuni ingredienti, e gli ingredienti sono i concetti, i concetti della meccanica quantistica, della relatività e della simmetria, più quattro ingredienti che non sono concetti. Ci serve la massa dell'elettrone, la costante di struttura fine, la massa dei quark up and down, ed è tutto. La cuociamo sulla griglia quantistica che bolle in questo modo. La lasciamo riposare, la togliamo dal fuoco e ce la gustiamo. <ride> Quindi quella è la materia normale e questo rende veramente giustizia a tutto quello che uno studia in chimica, biologia, biochimica e scienza dei materiali. In linea di principio abbiamo delle equazioni per tutto questo. Naturalmente risolvere è tutta un'altra faccenda, ma le equazioni le abbiamo. Se guardiamo delle cose su scale temporali molto, molto lunghe, o delle cose molto molto grandi entrano in gioco dei nuovi effetti che risultano deboli per le scale temporali brevi o per le cose molto piccole. Quindi per ottenere una ricetta matematica del mondo completa, almeno per quanto ne sappiamo, dobbiamo aggiungere altre due cose. Nella categoria delle cose vecchie si tratta dei decadimenti deboli che impiegano molto molto più tempo di questi 10 alla meno 24 secondi e le trasformazioni. Questo argomento di cui vi sto parlando si chiama Interazioni deboli, che ha fatto vincere al professor Glashow il premio Nobel. E per descrivere le interazioni deboli, almeno per quanto riguarda la materia normale e l'astrofisica, in sostanza ci serve un'altra costante, la cosiddetta costante di fermi, un ulteriore elemento non concettuale. E poi, se vogliamo descrivere delle cose veramente molto grandi, dobbiamo aggiungere anche la gravità. La gravità che agisce fra le particelle fondamentali è ridicolmente piccola. La forza elettrica fra un protone e un elettrone è di 10 elevato alla quarantesima potenza. Il numero 1 seguito da 40, -0, più forte della forza gravitazionale per entrambi, vale 1 diviso r al quadrato. Perciò si possono confrontare a distanze macroscopiche e si otterrà sempre quel risultato. Ma la gravità, a differenza dell'elettricità, è sempre attrattiva e quindi va in crescita per gli oggetti molto molto grandi, mentre l'elettricità si bilancia tra le cariche positive e negative. E alla fine, nell'astrofisica e nella vasta struttura dell'universo, la gravità vince. Ma ci serve un'ultima costante per parametrizzare la sua forza ed è la costante di gravitazione di Newton. Allora ho fatto ciò che vi avevo promesso, vi ho dato la ricetta matematica del mondo, dicendovi quali e quante cose dovete metterci dentro per come è strutturata attualmente. Ci serviranno due costanti, la costante di struttura fine e la massa dell'elettrone per ottenere una buona teoria degli atomi e di chimica strutturale. Ci serviranno altre due costanti per fare un buon lavoro sui nuclei atomici e ottenere una teoria accurata sulla materia normale. E poi ci serviranno altre due costanti per tenere conto delle cose che accadono durante delle scale temporali lunghe o per gli oggetti molto grossi. Sei costanti in tutto per eseguire tutta la fisica pratica, inclusa l'astrofisica. Quindi è un buon risultato, spero che siate d'accordo con me, ma sei è ancora più grande di zero. Quindi, non abbiamo esaudito del tutto il sogno di Pitagora di una descrizione puramente concettuale. E io stesso ho confinato le mie ricerche quasi esclusivamente alla materia normale, che è poi composta da quark up and down: gluoni, fotoni ed elettroni. Durante gli studi di questi elementi, che erano i componenti importanti della materia normale, i fisici hanno scoperto molte altre particelle. Degli strani quark, i quark charm. Hanno dei nomi buffi, bosoni W. C'è una gran quantità di materia normale. E vorremmo avere una teoria anche per quella. Noi fisici, Abbiamo un modo di dire che è la calibrazione. Scusate, la sensazione di ieri è la calibrazione di oggi. Adesso mi piacerebbe descrivervi come ci stiamo basando, come stiamo tentando di basarci sulla nostra teoria straordinariamente potente della materia normale per comprendere la materia normale. Quella anormale è cercare di ottenere qualche risultato con questo numero 6, portarlo un po' più vicino a zero. Perciò, per fare questo, per centrare entrambi gli obiettivi, vogliamo costruire una teoria unificata. Una teoria unificata avrà più simmetria, maggiori relazioni fra i differenti accoppiamenti in maniera che quelli concettualmente indipendenti siano di meno. Inoltre, creerà dei legami tra la materia normale e quella anormale, e forse tra differenti tipi di materia normale, e di conseguenza ridurre il numero di ingredienti indipendenti. Come ho detto, gli ingredienti fondamentali della materia normale sono questi. Possiamo riassumere graficamente quello che viene chiamato il modello standard, che include la teoria elettrica debole e anche la cromodinamica quantistica, davvero molto francamente utilizzando una sola pagina. Una sola pagina che se studiate fisica potete dispiegare per ottenere la teoria intera. Il suo gruppo di simmetria è SU3 per SU2 per U1. Abbiamo delle rotazioni e una base tridimensionale complessa, una base bidimensionale complessa e una base monodimensionale complessa. E queste sono implementate da diversi tipi di gluoni, un fotone e i bosoni WNZ. Quindi sono un tipo di teorie molto simili concettualmente e matematicamente. Al di sotto di queste differenti trasformazioni della simmetria, riusciamo a relazionare i vari elementi gli uni con gli altri. Come ho detto, i tre colori dei quark sono necessariamente collegati nel SU3. Analogamente, attraverso le interazioni del SU2 si collegano le cose nella direzione verticale di questo disegno e poi finalmente la forza dell'accoppiamento del fotone, o più precisamente per gli esperti una cosa denominata l'ipercarica è data da questi buffi numeri sul fondo. E davvero rappresenta accuratamente la ricetta matematica del mondo, per come ve l'ho delineata. E qualcuno che sa come implementare queste simmetrie, che sa come scrivere le teorie relativistiche sui campi quantistici che implementano questa struttura, sarà sempre guidato verso un'unica risposta basata su quello che vedete su questa pagina. Quindi è veramente tutto qui, questo è tutto ciò che dovreste dire al computer. Dunque, è notevolmente potente, ma come vedete non è ancora bella come potrebbe essere. Si sfascia in vari pezzi, questi sono molto simili, ma nel presente stato di conoscenze, certe non hanno alcun rapporto. E qui, analogalmente, i diversi tipi di materia ricadono in cinque, o in realtà sei pezzi se contiamo le masse di neutrini. Ma questa è un'altra storia. Sei pezzi. Quindi vorremmo avere una teoria che associ quei sei pezzi scollegati in modo che siano connessi gli uni agli altri e che associ i tre diversi tipi di trasformazioni simmetriche. E fisicamente i differenti gluoni, fotoni e bosoni W, N, Z in una descrizione unificata. Perciò, schematicamente, vorremmo eseguire questo collegamento per migliorare la nostra comprensione della struttura fondamentale della materia. Il professor Glashow ha già parlato della costruzione di questo tipo di teoria unificata. L'idea di base è di postulare un gruppo simmetrico più grande, un gruppo di trasformazioni più grande che dichiarano di accogliere un oggetto dentro a un altro che abbia lo stesso comportamento fisico, collegando quindi i loro accoppiamenti e collegando le loro proprietà e unificando la descrizione. Se scegliete il gruppo SO10, che matematicamente rappresenta le simmetrie delle rotazioni in uno spazio immaginario a 10 dimensioni, e calcolate la rappresentazione più semplice, la struttura più semplice nella quale i quark e i leptoni possono ripiegarsi, scoprirete che si sistemano automaticamente al loro posto, in modo straordinariamente bello. In questo schema non sono indipendenti, ma sono determinati da una formula precisa per quanto riguarda il colore e le cariche deboli. Quindi si sistema tutto al suo posto. Tuttavia, è troppo buono per questo mondo. Quando poniamo la domanda è giusto? La risposta sembra essere ovviamente no. Perché se si deve avere la simmetria fra diverse interazioni in maniera che la SU3 sia in realtà solo un'altra versione ruotata di SU2, in modo che i diversi tipi di cariche colorate possano tutte trasformarsi le une nelle altre e avere le stesse proprietà, allora necessariamente le forze dei differenti accoppiamenti dovranno essere uguali. Quindi la forza dei quark forti accoppiati alle loro cariche di colore dovrà essere la stessa dell'accoppiamento dei bosoni deboli alle loro cariche e la stessa dell'accoppiamento della carica elettrica del fotone alla carica elettrica. Ma in realtà non lo sono. C'è un ottimo motivo per cui questa interazione forte è chiamata forte. È veramente più forte delle altre interazioni. E così se disegno la forza dell'accoppiamento inverso, cosa che faccio per un motivo che diventerà chiaro fra poco, l'interazione forte è sul fondo. L'interazione debole fondamentalmente è in realtà un po' più forte e, e quella elettrica è la più debole. Tuttavia, ricordatevi che quando vi ho mostrato che aspetto ha sul serio lo spazio vuoto, ovvero quello che avremmo visto se avessimo occhi capaci di determinare distanze e tempi molto più brevi, abbiamo visto che aveva un mucchio di struttura, spazi vuoti, spazi vuoti che bollono con queste particelle virtuali. E così, quando guardiamo i quark, o i gluoni o le altre particelle, non li vediamo nella forma naturale, li vediamo attraverso questo mezzo che ne distorce le proprietà. Quindi se vogliamo vedere se sono fondamentalmente gli stessi alle brevi distanze in se stesse, dobbiamo operare delle correzioni a causa del fatto che li stiamo vedendo attraverso un mezzo distorto. Dobbiamo metterci gli occhiali così da vedere le cose nel modo giusto. Questo è difficile da sperimentare: andare a distanze molto, molto piccole o, analogamente, nella meccanica quantistica, andare a temperature molto, molto alte. Questa è una scala logaritmica, quindi ogni tacca di questo grafico rappresenta un fattore 10 di energia. L'acceleratore di particelle LHC, al costo di circa 5 miliardi di euro, vi porterà da un lato all'altro di questo cerchio, ma dopo diventa molto molto difficile. Ma fortunatamente, usando il nostro cervello con il tratto di una penna, possiamo estendere i nostri calcoli logicamente, estendere le nostre teorie fino a delle energie molto molto più alte o analogalmente a delle distanze molto molto più brevi. Eliminando le distorsioni introdotte dalle particelle virtuali. E questo è quello che succede se lo fate per l'interazione forte. La larghezza di questa linea mostra l'incertezza della determinazione dell'esperimento, e poi potete estrapolare a distanze molto più corte o a energie molto più alte. E adesso si possono aggiungere le altre interazioni per vedere se si unificano, se in effetti si congiungono. Quindi. Prendiamo le interazioni deboli, gli eliminiamo le distorsioni e infatti si unificano. Adesso questo potrà non sembrare di così grande effetto come dovrebbe, perché sappiamo che due linee tendono a incontrarsi in un punto. Comunque qui appaiono semplicemente come due linee erette, perché le ho disegnate io in questo modo particolare. E inoltre queste linee avrebbero potuto puntare in direzioni opposte o l'intersezione avrebbe potuto avvenire troppo presto. E questo avrebbe delle conseguenze disastrose come il decadimento dei protoni menzionato dal professor Glashow. Quindi in realtà è una cosa buona che questi ragazzi ci mettano così tanto tempo, ossia... Si devono raggiungere delle energie molto molto alte o delle distanze brevi per vedere l'unificazione. Sarebbe potuta andare male, ma finora sembra che vada bene. Ma è pur vero che due linee erette si incontrano in un punto, e quindi il test cruciale avviene quando inseriamo l'altra interazione. Perciò facciamolo, inseriamo la terza interazione. Vediamo se si unifica. E eccole qui. No! Quasi! Quasi quasi, ma non del tutto, con l'accuratezza sperimentale. Se fossimo dei seguaci di Karl Popper, il filosofo della scienza, a questo punto potremmo dichiarare vittoria. Perché Sir Karl Popper ci aveva detto che il nostro obiettivo nella scienza è di produrre teorie falsificabili. E qui non solo abbiamo prodotto una teoria che è falsificabile, ma che è addirittura falsa. Cos'è meglio tra le due? Beh, inutile dirlo, non è questa la nostra reazione a questo evento. La nostra reazione è di vedere, visto che quasi funziona, se possiamo costruire una modificazione delle idee, un'estensione delle idee, cerchiamo modi per renderla veritiera, renderla vera, modi che la faranno funzionare, che cambieranno la situazione. Finora, nella nostra unificazione, abbiamo solo considerato il percorso, cosa serve per unificare i diversi tipi di cariche. E visto che i diversi tipi di cariche sono quelli che distinguono gli elettroni dai quark, stavamo unificando in accordo con queste linee solide, e anche i fotoni e i gluoni. Anche se questo fosse andato a buon fine, ci avrebbe lasciato con due mondi differenti, quindi non sarebbe stata un'unificazione completa. Possiamo chiederci, è possibile? costruire delle teorie che completano l'unificazione? Questa all'inizio è una nozione scioccante per un fisico perché mentre gli elettroni e i quark per molti versi sono simili e obbediscono a equazioni simili, gli elettroni e i fotoni o i quark e i gluoni sembrano degli oggetti assolutamente differenti, con comportamenti completamente differenti e contraddittori. In primo luogo, gli elettroni obbediscono al principio di esclusione di Pauli, che in parole povere dice che agli elettroni non piace occupare lo stesso stato quantistico, ossia non gli piace fare la stessa cosa o stare nello stesso posto con la stessa energia. Mentre i fotoni, quelli sono chiamati fermioni, i fotoni sono esattamente l'opposto. Invece di provare repulsione quando li metti nello stesso stato, i fotoni provano dell'attrazione. Gli piace stare nello stesso stato. E questo è il principio alla base del funzionamento dei laser, della recente scoperta dei condensati di Bose-Einstein e molti altri effetti famosi della fisica. Quindi sembrano essere completamente diversi. Ciò nonostante negli ultimi anni i fisici hanno trovato dei modi per estendere le equazioni della fisica che già conosciamo, non solo per ottenere la simmetria tra diversi tipi di cariche, ma per avere la simmetria tra diversi tipi di spin e particelle che hanno diversi tipi di statistiche, per avere dei collegamenti in questa direzione. Ma per ottenere delle equazioni che fanno questo dobbiamo, dobbiamo scrivere delle equazioni più grandi e le equazioni più grandi hanno un maggior numero di soluzioni che corrispondono a maggiori quantità di particelle, il che corrisponde anche a più particelle virtuali, il che vuol dire che dobbiamo rifare il nostro calcolo della correzione a causa delle fluttuazioni nello spazio vuoto per la possibile unificazione. Quindi, se implementiamo quest'idea chiamata supersimmetria, espandendo le equazioni, e stiamo a vedere cosa fanno questi nuovi elementi aggiuntivi al nostro sogno di unificazione, abbiamo una splendida sorpresa. L'unificazione. Io amo Susie. Adesso funziona. E come extra, la gravità. Che era cominciata ridicolmente più debole rispetto alle altre interazioni su questa scala. Ora sappiamo fino a che punto dovremmo estrapolare se vogliamo ottenere l'unificazione. A quale energia dovremmo guardare se vogliamo ottenere l'unificazione? Così possiamo vedere se qui c'entra la gravità. Se cerchiamo di disegnare la gravità su questo grafico, differirebbe dalle altre forze con un fattore di 10 o 20, che è più o meno di quanto queste differiscono vicendevolmente le une dalle altre, ma con un fattore di 10 alla quarantesima potenza, di cui vi ho parlato prima. Quindi sarebbe molto, molto al di fuori dell'universo conosciuto. Molto, 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 molto al di fuori dell'universo conosciuto, se volessi inserire la gravità su questa scala nei termini del suo accoppiamento. E siccome è più debole, starebbe molto più in alto in questo grafico, e là fuori da qualche parte. Ma non stiamo chiedendo della gravità così come la osserviamo, stiamo chiedendo come apparirebbe la gravità a distanze molto brevi o due oggetti che hanno un'energia molto alta. E di nuovo, grazie alla nostra testa e al tratto di una penna, possiamo calcolarlo. Ed eccolo qui. La gravità, dalla sua posizione al di fuori dell'universo conosciuto, arriva di botto e in effetti appare, almeno a grandi linee, per unificarsi con le altre. Perciò è estremamente allettante che queste idee possano essere sulla strada giusta. Se sono giuste, non farò i conteggi qui davanti a voi, ma se sono giuste saremo in grado di far scendere quel numero 6 fino al 5. Potrà pure non sembrarvi come un grosso miglioramento, ma una volta che si è arrivati così lontano, fino a 6, Ogni miglioramento è epocale <ride> e naturalmente contiene molte più implicazioni, mette insieme i diversi tipi di materiali anormali e in una struttura unificata ci fa capire meglio perché c'è la materia anormale e come si relaziona alla materia normale. Quindi è allettante, ma è vero? Beh, se volate sopra Ginevra... E guardate giù con le giuste condizioni meteorologiche, potete vedere questo tipo di scena, bellissima, con un velo di nuvole. Il lago di Ginevra, il massiccio del Giura, e poi vedete questo cerchio rosso sul terreno. Beh, naturalmente non vedete sul serio il cerchio rosso. Ma questo sta a indicare il percorso del grande acceleratore LHC che sta per Large Hedron Collider che stanno completando ai laboratori del CERN vicino a Ginevra. Ha un diametro di circa 27 km. È tutto sottoterra, quindi dall'alto non si vede veramente niente, ma naturalmente possiamo scendere giù e dargli un'occhiata. Le gallerie sono ricolme di magneti. Ogni cosa dell'LHC è grande. È la risposta della nostra civiltà alle piramidi d'Egitto, ma io credo molto. Molto meglio perché è un monumento alla curiosità in contrapposizione alla superstizione e alla cooperazione in contrapposizione al comando. Questo è uno dei rivelatori più importanti dell'LHC. Si chiama Rivelatore CMS. La C sta per compatto. Questo è il rivelatore più piccolo, il Compact Moon Solenoid. E lì sono molto orgogliosi di quanto sia piccolo. Le persone che lavorano su questo, ci sono centinaia di fisici coinvolti in ognuno di questi esperimenti, molti, molti pochi di loro vinceranno il premio Nobel, si rendono conto che non diventeranno super famosi facendo questa cosa, ma sono curiosi, sono motivati, vogliono scoprire, lavorano davvero sodo e come potete vedere sono diventati una specie di santi laici con le aureole. Ora... Non è solo la grandezza che lo rende così grandioso, ma il fatto che ogni pezzo è attentamente prodotto a macchina, a volte con tolleranze di millimetri o di micron perché sia perfetto, ed è riempito di elettronica molto complicata per darci il modo di monitorare i risultati delle collisioni dei protoni che, ad energie enormemente alte, accedono a quelle alte energie e brevi distanze di cui vi ho parlato per un po'. E riusciremo a capire cosa sta succedendo grazie a questi elaboratori rivelatori che esaminano le esplosioni che risulteranno quando i protoni entreranno in collisione. Questo è il rivelatore Atlas, prima di essere riempito con... Questo è il rivelatore più grande. Potete vedere laggiù la dimensione di un essere umano prima di essere riempito con l'elettronica. Quindi questa è solo la parte di ingegneria civile, per così dire. Anche questa foto vi dà solo il senso delle sue dimensioni. Vi ho detto che le parti interne sono complicate e meticolosamente costruite. Qui potete vedere gli interni, una porzione molto piccola dell'interno del rivelatore CMS, prima che venisse assemblato. Non so chi sono quelle persone. Nei prossimi anni, grazie agli sforzi di queste persone, Scopriremo se questi indizi di unificazione, che sembrano così allettanti, sono stati un insegnamento della natura o un imbroglio della natura. Quindi questa è un'era molto emozionante per essere un fisico e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie per questa magnifica lezione. Eh, volevo sapere, ci sono domande, commenti? C'è qualcuno che vuole... Some sì, lì. If you were, sì, volevo oh. avere un commento da parte sua sulla teoria delle stringhe. Grazie. La domanda è sulla teoria delle stringhe. Beh, io non ho menzionato la parola stringhe in questa chiacchierata. E questo denota il fatto che si possono trattare argomenti di fisica eccitante senza fare riferimento all'idea delle stringhe. Le stringhe sono un'altra estensione, non in contrasto con le idee che ho esposto, ma andando aggiungendo perfino altra roba che potrebbe essere importante per la fisica in futuro. Comunque al momento la teoria delle stringhe è piuttosto vaga, quindi è molto difficile ricavare delle conseguenze specifiche da essa. Allora io cerco di concentrarmi su cose più specifiche che hanno delle conseguenze che possiamo calcolare. C'è una cosa però che dovrei dire sulla teoria delle stringhe. Ed è che vi ho mostrato che questo tipo di prove indiziarie, le intuizioni allettanti, che alla fine le differenti interazioni potrebbero unificare, quella forte, quella debole, quella dell'elettromagnetica e anche la gravità, noi sappiamo come costruire delle teorie molto specifiche, che sono molto potenti e ben definite su come unificare le interazioni elettromagnetiche forti e deboli. Quando cerchiamo di fare entrare dettagliatamente in gioco la gravità, sembra essere molto più difficile. Ed è lì che la teoria delle stringhe è davvero promettente. Fornisce delle idee su come far entrare la gravità nel contesto in maniera profonda. Ma attualmente, come ho detto, è ancora vaga e non si possono realmente ricavare delle specifiche conseguenze analizzabili da essa. Siccome la gravità è così debole rispetto alle altre forze, c'è cioè la possibilità dell'esistenza di una particella molto massiccia gigantesca per esempio che non abbia interazione come l'elettromagnetica o altro più o meno la domanda è questa potrebbero esistere delle interazioni di cui non abbiamo ancora visto alcun segno voglio dire perché siamo stati diciamo fortunati a vedere la gravità perché si è sommata sì, e questo è sicuramente possibile in termini logici e attraverso l'estensione delle leggi della fisica per renderle simmetriche e implementare altri concetti. I fisici teorici si sono trastullati con l'idea di particelle che non hanno interazioni elettromagnetiche forti o deboli. A dire il vero, una particella del genere appare anche nella teoria S o 10. La particella N è maiuscola prima è passata molto velocemente, quindi non insisterò, ma quella è una particella che non ha delle interazioni elettromagnetiche forti o deboli, quindi è un esempio di particella del genere e quella particella in realtà gioca un ruolo costruttivo nella fisica perché fornisce una bella teoria su come i neutrini potrebbero raggiungere delle masse molto piccole. Quindi a volte le nostre equazioni ci conducono verso direzioni che gli esperimenti non ci suggeriscono immediatamente. Per favore, potrebbe dirmi qualcosa sulle particelle di Planck? Non ricordo quant'è la massa, ma so che è molto grande. Sì, il concetto di cui mi sta domandando. È la massa di Planck, non è una particella, una massa, e in linea generale è la massa alla quale avviene quest'unificazione. Quindi in realtà ne ho parlato definendola un'energia, ma se la dividi per c al quadrato ottieni una massa ed è quella che si chiama la massa di Planck. Più esattamente, quello che la gente vuole dire quando fa riferimento alla massa di Planck è la quantità di dimensioni della massa che si possono formare prendendo le potenze e le medie appropriate delle tre costanti fondamentali, dei tre numeri onorari se preferite, la costante di Newton, la costante di Planck e la velocità della luce. Nella fisica si crede convenzionalmente che servano delle unità per la lunghezza, la massa e il tempo, perciò tre quantità. Ora, l'innovazione di Planck fu di dire che uno dovrebbe prendere quelle quantità dalle cose che appaiono nelle leggi fondamentali della fisica e lui scelse la costante di Planck, la velocità della luce e la costante di Newton. E adesso noi pensiamo che quelle furono delle scelte brillanti, almeno delle scelte molto suggestive, perché ognuna di quelle costanti è un fattore di conversione in una legge della fisica molto radicata. In realtà io ho parlato un bel po' della costante di Planck come di una cosa che consente il rapporto fra energia e frequenza e altri principi fondamentali della meccanica quantistica. La velocità della luce consente la relatività speciale. Nella relatività speciale si impara che ci sono delle trasformazioni che mettono in relazione lo spazio al tempo, ma lo spazio è misurato con la lunghezza mentre il tempo è misurato con il tempo. E... Quelle cose sono diverse, quindi ti serve un fattore di conversione per poter addirittura dare un senso all'idea che si possa trasformare una cosa nell'altra. E quello è il ruolo della velocità della luce nella relatività speciale. E per la gravità, nella moderna teoria gravitazionale, la relatività generale, l'idea principale che la gravità sia dovuta alla curvatura dello spazio e del tempo e che la curvatura di spazio e tempo è dovuta alla presenza delle densità di energie e di momento. Ma le densità di energie e di momento hanno unità differenti rispetto alla curvatura di spazio e tempo, quindi serve un fattore di conversione ed è lì che entra in gioco la costante di Newton. Quindi, è allettante pensare che in una teoria profonda che racchiude la meccanica quantistica alla quale servirà l'H, racchiude la relatività speciale alla quale servirà la C, poi alla relatività generale quindi le servirà la costante di Newton. Tutte queste saranno necessarie, si può formare un sistema di unità perché si hanno tre elementi, si può formare una lunghezza, una massa e un tempo. E quindi queste sono cose puramente concettuali. La costante di Newton, la velocità della luce e la costante di Planck. E l'ideale programma Pitagoreo, se dobbiamo descrivere, ridurre gli elementi non concettuali a niente, ridurli a zero, sarebbe di calcolare tutto nel mondo fisico come multipli della massa di Planck. Questa è la cosa che si può formare come massa da quelle tre costanti. O le cose che si possono formare da una lunghezza, o le cose che si possono formare da un tempo. Quindi forse questo è più di quanto avevi chiesto. Ma l'unità di Planck ha due, la massa di Planck ha due. Per riassumerlo molto brevemente, ha due ruoli: il primo è che è qualcosa che si può costruire. È l'unica massa che si può costruire prendendo le potenze e le medie della costante gravitazionale di Newton, la costante di Planck e la velocità della luce. E poi ha un altro ruolo che abbiamo scoperto sperimentalmente, se preferite, che sembra essere la scala alla quale avviene l'unificazione delle diverse forze. <ride> Grazie, volevo solo capire, se possibile, qual è il rapporto fra le particelle di Planck e lo spazio a dieci dimensioni di cui ha parlato. Perché è una volta sola o sono molte volte? Lo spazio a dieci dimensioni. Anche se si è speculato sull'esistenza di più dimensioni di tempo, queste speculazioni non sono mai davvero entrate a far parte della corrente principale della fisica. Delle dimensioni di tempo in più portano a dei paradossi dai quali nessuno è mai realmente riuscito a trovare una via d'uscita. Quindi forse in futuro sarà un'idea importante, ma per il momento non ha portato da nessuna parte promettente. L'idea di dimensioni extraspaziali è molto popolare nelle recenti congetture sull'unificazione delle forze, alla possibilità che esistano delle dimensioni in più e che alcune delle particelle siano in realtà delle vibrazioni all'interno delle dimensioni in più. Sono diventate abbastanza popolari. A un livello astratto è già all'interno del modello standard e nel tipo di teoria unificata di cui ho parlato. Potete pensare a quelle cariche colorate come a delle etichette di uno spazio tridimensionale. Quello è uno spazio matematico extra tridimensionale, che ha dei tipi di simmetrie molto diverse. Quindi siamo a nostro agio con l'idea di spazi più grandi, con dimensioni in più, ma naturalmente quelle dimensioni non sono molto diverse dalle dimensioni intorno alle quali ci muoviamo nella vita di tutti i giorni. Ma ciò nonostante, è sorprendente che la matematica che usiamo per descrivere la geometria quotidiana risulta essere rilevante in queste congetture molto molto avanzate sulla fondamentale natura della realtà. C'è un'altra domanda qua e una qua. A a parte le sfere musicali di Pitagora, c'è un'altra tradizione che proviene dall'induismo. Su Shabdra Braham, che significa il suono, il suono originale, una tradizione vedica basata sul dove deriva tutto quanto. Che cosa ne pensa dell'entanglement? Beh, in questa lezione, anche se ho parlato di un mucchio di cose, non potevo parlare di tutto. E quindi non ho discusso delle idee sulla cosmologia, che è ciò che è reminiscente del suono originale. Se dovessi fare una lezione sulla cosmologia, sarebbe molto diversa per quanto riguarda i dettagli. Ma per certi versi il messaggio generale sarebbe molto simile. Oggigiorno abbiamo una cosmologia dell'universo che possiamo specificare in termini di concetti puri, con l'aggiunta di qualche numero, qualcosa tipo 5 o 6. E questo davvero riassume tutto quello che c'è da sapere sulla struttura in larga scala dell'universo. Ma, ma ripeto, 5 o 6 sono ancora più di zero, e vogliamo anche capire i particolari più insoliti dell'universo. Come il preciso spettro di fluttuazione del fondo cosmico, delle microonde e delle onde gravitazionali, per essere precisi. E quindi i dettagli sarebbero molto diversi, ma avremmo un quadro simile di una conoscenza notevole, ma anche dell'ignoranza, e una specie di tensione creativa tra il sapere molto. E il non esattamente sapere tutto. E quindi è un periodo eccitante per la cosmologia, così come lo è per la fisica fondamentale. Poi un'altra cosa che non ho menzionato, della quale hai chiesto, è l'entanglement. È quello che ha a che fare, almeno secondo me, la parte creativa dell'entanglement ha a che fare con il tentativo di usare questa teoria così strana e così potente sulla materia che abbiamo sviluppato, e in particolare la meccanica quantistica per fare dei compiti utili. La meccanica quantistica ci insegna, proprio parlando di spazi di grandi dimensioni, che per fare una corretta descrizione anche di quei sistemi relativamente piccoli, dobbiamo lavorare all'interno di una cosa chiamata spazio di Hilbert che è enormemente grande, quindi se per esempio voleste descrivere 5 spin, solo gli spin, anche se non possono muoversi, magari solo gli spin degli elettroni che potrebbero essere su o giù, vi servirebbe uno spazio a 32 dimensioni. In realtà è uno spazio complesso a 32 dimensioni, il che fa 64 dimensioni reali, quindi c'è un sacco di posto nello spazio di Hilbert e abbiamo appena cominciato ad imparare a navigare a farci strada in questo spazio di Hilbert per fare dei compiti utili. La visione che ora spinge molti ricercatori in questo campo è una cosa chiamata il computer quantistico, che dovrebbe tentare di usare questo spazio extra, questa larghezza di banda potenzialmente vasta, per fare dei compiti utili nel campo dell'elaborazione delle informazioni. Beh, anche se la meccanica quantistica è vecchia di 75 anni o forse anche di 80, è ancora per molti versi una materia giovane e credo che la sua parte ingegneristica sia solo all'inizio. Ma ecco, questa è un'altra lezione, perciò è un periodo fantastico per essere un fisico moltiplicato per tre. Eh. Eh, congratulazioni innanzitutto per il suo, la sua bellissima lezione. Ora, la mia domanda è più di carattere generale. Lei ha detto che adesso possiamo avere le equazioni per, eh, diciamo, per mettere le basi eh, teoriche della chimica e della biologia. Ora, la mia domanda è questa: dunque, la nostra mente ha elaborato la matematica, la quale matematica. Eh, eh, a, a cerca di dare un ordine al mondo fisico esterno, ma la matematica ci può essere utile invece per dare un ordine, come una specie di processo autocatalitico, per dare un ordine alla nostra mente, per cercare di capire i fenomeni così complessi della nostra mente? Grazie. Quindi la domanda è, può la matematica, e sono convinto che lei voglia anche includere la fisica, le leggi della fisica che ho descritto per basarsi su quali equazioni usare, possono descrivere come funzionano le nostre menti? Credo che l'ipotesi più valida della maggior parte degli scienziati che stanno lavorando su questo problema nel capire la mente è che saranno adeguate. Ma ci sono ancora molte cose che non capiamo su come funziona la mente e quel programma è ancora nei suoi stadi iniziali. Dovrei dire che è molto importante enfatizzare che il semplice fatto di conoscere le equazioni non vuole assolutamente dire che riusciamo a risolvere i problemi. Anche se in linea di principio conosciamo le equazioni adeguate per descrivere la chimica, i chimici non hanno perso il loro lavoro perché non sappiamo risolvere le equazioni. Ci servono dei concetti intermedi e delle idee creative su come arrivare a delle approssimazioni utili e dedurre come saranno spiegate le cose complicate. Perciò non mi piace affatto, come credo anche il professor Glashow, la frase la teoria del tutto. Promette molto più di quanto noi si possa dare. Noi possiamo dare, in effetti, credo molto probabilmente abbiamo dato le equazioni che in linea di principio sono necessarie per descrivere la materia normale. E credo che il cervello, alla fine della fiera, sia fatto di materia normale. Ma devono emergere dei nuovi concetti per descrivere che cosa sta succedendo, che probabilmente faranno pochissimo riferimento alle sottostanti equazioni. Sarà meglio che gli diate il microfono, così anche gli altri. D'accordo, è meglio che... Mi hanno ricordato che il tempo è volato, quindi risponderò solo a un altro paio di domande. Mi hanno ricordato che il tempo è volato, quindi risponderò solo a un altro paio di domande. Parlando dell'emergenza del caos, anche per la corrente deterministica, anche per dei sistemi piccoli, cosa ne pensa lei della possibilità di passare dalle equazioni della meccanica quantistica, della cromodinamica, alla descrizione delle cose macroscopiche? Anche. Per I sistemi piccoli. E se anche nei sistemi di meccanica quantistica c'è l'emergenza di alcuni di quei fenomeni come, fenomeni, come il caos. Quindi la domanda è: il ruolo del caos nel mediare nelle difficoltà e nel riportare le equazioni fondamentali a comportarsi bene? Beh. Il caos è un fenomeno matematico ed è sicuramente vero che ampie classi di equazioni hanno la proprietà di essere, cioè le loro soluzioni hanno la caratteristica di essere molto sensibili alle piccole incertezze su come si configurano le condizioni iniziali. Questa cosa introduce una materia molto ampia. Però sì, è una terribile barriera quando si cerca di passare dalle equazioni fondamentali alla descrizione dei sistemi complicati e come questi evolvono nel lungo periodo. Parte dell'arte della matematica applicata serve di solito ad evitare il caos, per cercare di concentrarsi su cose che sono immuni dal caos. Fortunatamente la meccanica quantistica in questo caso aiuta, perché le equazioni della meccanica quantistica sono in realtà delle equazioni per le onde e in un certo senso si propagano e non hanno quel tipo di struttura a scala fine che conduce alla maggior parte dei fenomeni del caos. Possiamo commettere degli errori durante la fase iniziale quando facciamo partire i quark, quando stiamo cercando di produrre il nostro protone e i quark faranno in ogni caso un protone molto accurato appena si stabilizzano, perché la meccanica quantistica ti protegge da molti degli effetti del caos. Nei sistemi quantistici il caos non è assolutamente dannoso o drammatico quanto lo può essere nei sistemi classici, possono esserci. Ma devi lavorare sodo per vedere i sintomi del caos nei sistemi di meccanica quantistica. Bene, grazie. Purtroppo il nostro tempo è finito, quindi ringrazio il professor Vilcek. <ride> grazie.